Come hai detto che si chiama? Radio. Come hai detto come si chiama? Radio. Come hai detto che si chiama? Radio. Come hai detto che si chiama? Radio. Come? 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 Radio Smart. Ciao da Enrico e Marco. Questa è Radio Smart e per la rubrica Incontro con oggi stiamo trasmettendo in Piazza San Sepolcro a Cagliari. Qualche mese fa l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Cagliari ha lanciato il progetto Community, che si pone come obiettivo quello di agire in modo specifico per il contrasto e il recupero dei gaps evolutivi in parte dovuti alla pandemia da Covid-19. I destinatari sono in particolare i giovani in età adolescenziale, tra i 14 e i 18 anni. Siamo in compagnia di Giorgio e Monica, che ci raccontano meglio come funziona il tutto. Allora, il progetto nasce da un'idea di fondo che è arrivato il tempo che siano i ragazzi a decidere come devono essere investiti i soldi che in qualche modo gli vengono destinati. Per cui attraverso questo progetto, che ha un finanziamento PON, il Comune di Cagliari sta cercando attraverso noi operatori, che oggi siamo qua in piazza, ma abbiamo fatto dei lavori, degli incontri nelle scuole, per le strade, dentro i centri di quartiere, eccetera, siamo in giro per raccogliere le voci dei ragazzi che raccontano la città sotto diversi punti di vista, per cui attraverso le cose positive, ragazzi. E tutto questo materiale che verrà raccolto, l'idea è quella di restituirlo a un'amministrazione che può in qualche modo indirizzare meglio i finanziamenti e quindi i progetti che riguardano i ragazzi nella città di Cagliari. Il progetto è gestito dalla cooperativa Pantarei Sardegna e dalla cooperativa La Carovana. Trovo che questo progetto in particolare sia molto interessante perché ci dà appunto invece una panoramica abbastanza vasta di quelle che possono essere le varie specificità. I giovani vengono raccontati in tanti modi e in genere vengono raccontati sempre da adulti. C'è sempre lo specialista, c'è sempre l'esperto, c'è sempre qualcuno che pretende di sapere che cosa passa in testa ai giovani. Quello che noi sogniamo è proprio sovvertire l'ordine, cambiare completamente e dare la possibilità ai ragazzi di raccontare se stessi e di esprimere i propri bisogni. Oggi in piazza cosa state proponendo di preciso? È un'attività che abbiamo anche proposto nelle scuole ed è fondamentalmente una ricerca, la definiamo ricercazione, ed è proprio mirata a cercare di raccogliere le voci dei ragazzi. Proviamo a stimolarli anche nel pensare quelli che potrebbero essere progetti e idee che potrebbero essere realizzati nel concreto nella città. Qui in piazza sono presenti 4 cartelloni con diversi argomenti. A che cosa servono? Ogni cartellone rappresenta, come dire, un aspetto del rapporto tra i giovani e la città. Il primo cartellone indica quelle che sono le criticità, praticamente ciò che non piace ai ragazzi fondamentalmente della città. Il secondo cartellone invece gli aspetti positivi, cioè cosa trovano di bello nella città dove vivono. E poi gli ultimi due cartelloni invece, uno appunto è dedicato ai progetti, alle idee che per i ragazzi potrebbero essere concretizzate nella città. E l'ultimo cartellone, affidiamo la bacchetta magica al ragazzo e gli chiediamo di scatenarsi con la fantasia nel cercare di rappresentare quelli che sono i sogni. Una volta raccolte le opinioni e le proposte dei giovani, in che modo si potranno concretizzare? Allora, una parte delle idee che abbiamo raccolto stanno già iniziando a concretizzarsi con la proposta di alcuni lavoratori. In questo momento in particolare sta partendo un laboratorio di disegno in collaborazione proprio con EFIS. Ci sarà un laboratorio di serigrafia che è già stato attivato nel senso di spazio, mancano soltanto gli iscritti. Poi c'è un altro laboratorio che invece fa legnameria con materiali di recupero a primo occhiato. In realtà stiamo parlando di creazione di piccoli arredi urbani che possono essere adottati dai commercianti della Marina. E poi in seguito tutta un'altra serie di sollecitazioni rispetto ai bisogni, alle voglie di cui parlavamo prima saranno accolte con l'idea di trasformare in altri laboratori più indirizzati ai ragazzi. Se il podcast ti è piaciuto, condividilo tra i tuoi amici e invitali a seguirci e a commentare su Instagram e alla nostra pagina ufficiale Radio Smart EFIS. Per oggi è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento online per il nuovo episodio. Ciao! Ciao.